tutti, io sono Ali e guardate che cosa c'è qui. All a lot, OMG, serie remix. Ma non sono mica solo queste due, guardate che cosa c'è lì dietro. Oh, Kitty Kay, la nostra Serena Lone Star. Come avete visto, quindi, sono quattro da collezionare di questa serie. Cosa state dicendo? Non sapete quale scegliere? Beh, neanch'io. Ma in realtà ho una preferita, ovviamente, ed è lei. Quella qui, la mia preferita di questa serie. Ma le Lone OMG sono tutte streghe. Davvero difficile scegliere. Cosa? Avete visto un'altra cosa qui sullo sfondo? Ah, ma certo! State parlando di questo? Si tratta delle Lola Surprise, serie remix, Air Flip. Ma queste, che ne dite? Le guardiamo un'altra volta? Perché ne ho davvero tantissime. So di avere tutta la collezione. Lo so, sono fortunata. Grazie a Giochi Preziosi che mi ha inviato tutto questo per potervelo mostrare. Ed ora vi va un po' di musica? Non si può non ascoltare la musica con questa serie. Sentiamo com'è la loro musica, ma di sicuro spazio. Sana Fifi looks so fresh from head to toe. They all stylish, nails all polished. Girl, you look like a supermodel. Direi quindi di iniziare dalla mia preferita. Kitty Kay, ma pian piano vedremo tutte le altre. Come avrete ben notato, qui c'è un vero disco musicale. Tagliamo, spero di non fare danni. Eccolo qui, che emozione! Questo è il disco musicale di Kitty Kay. Ci vuole un giradischi per ascoltarlo, no? Ma noi ce l'abbiamo. Ed ora ci siamo. Questa non è una semplice scatola, quindi fate attenzione. È un giradischi! Mettiamo il disco. Notare i dettagli di questo giradischi. Questo è assolutamente da esposizione, si tratta davvero di qualcosa da collezione, quindi mi raccomando, attenzione quando lo acquistate a non rompere la scatola, sarebbe un peccato. Ed ora che ne dite, siamo pronti per Kitty Kay? L'ho vista, è pazzesca. Ok, ve la faccio vedere. Non ci posso credere, adoro. Com'è bella, voglio essere lei. Guardate il colore dei suoi capelli. Lei ovviamente è la nostra Serena. Se seguite il canale lo sapete, qui ci sono i suoi outfit. Tiriamoli fuori tutti immediatamente. Eccola qui, è assolutamente stupenda. Ho già notato una particolarità. Avete visto? Ha l'anello. Assolutamente una novità per quanto riguarda queste fashion doll LOL OMG. Le altre non hanno la possibilità di indossare anelli, ma lei sì. Vedremo poi se le altre della serie avranno questa particolarità o se è più una cosa unica. Come vedete, ovviamente viene già vestita con pantaloncini glitterati, con questo bustino, guardate la particolarità, è impreziosito da questi Swarovski. Ed il trucco è sui toni del rosa. Ed ha dei capelli luminosi. Le unghie sono naturali, un bellissimo colore. Ma ora dobbiamo vestirla perché ha ben due outfit. Ed eccoli qui. Vorrei cercare di non rompere tutto. No vabbè, il camerino è da vera star. Che camerino! Pazzesco, questo può essere utilizzato per esporre la nostra Kitty Kay o anche come playset, perché no? Mettiamola sul suo stand intanto. È bellissima, io sono ancora stupita dal colore dei suoi capelli. Ma siete curiosi, no? Sto indugiando anche troppo, qui abbiamo gli outfit. Guardate la fantasia, con i gatti. E questi altri? Con le canzoni della serie remix. E questo, fashion. Allora che ne dici, sei pronta a cambiare outfit o preferivi rimanere così? Non vedo l'ora, fa freddo, vorrei vedere te vestita in pantaloncini e solo con un bustino. Certo, sono alla moda e sono una cantante, sono abituata a questi outfit, ma inizia a fare un po' di freddo, sinceramente non vorrei prendermi un raffreddore. L'avete sentita? E allora vediamo gli outfit. È stranissimo. Non ci posso credere, è una specie di giacca. Vuoi indossarlo? Sì, ti terrà caldo. Sì, caldo insomma, però meglio di nulla, no? Forza, vestiamola. Ora riuscite anche ad ammirare meglio il camerino. Ci sono i suoi trucchi, la sedia e la porta. Ed eccola con il primo capo d'abbigliamento che le abbiamo messo. Ma ora vogliamo aprire anche questi. Dei jeans? Li aspettavo da tanto, i jeans, adoro. Con questa maglia. Ma già con questo l'outfit cambia completamente. Guardate le cuciture, i bottoni, questi strappi, le tasche sul retro e la maglia trasparente. Vera rockstar. Non ci posso credere. Wow! E questa è una gonna?
Beh, o meglio, va sopra i suoi pantaloncini, immagino. Perché qui ho un bello spacco laterale. E ci sono anche due tasche. Qui dentro ci sono altre due scatoline. Qui, e penso ci siano le scarpe. E qui sotto. Ecco fatto. Vediamo un po', su questa scatolina rosa perlato che cosa c'è? Gli accessori! È uscito un orecchino. Questi orecchini sono particolari perché, vedete, sono diversi. Mettiamo questo qui. Guardate come le sta. È perfetto. E mettiamole quest'altro. No, vabbè, gli scaldamuscoli. Sono bellissimi. Sembrano in jeans e hanno tutti questi lacci con il fiocco. Mettiamoli, ovviamente. Ma è bellissimo, sembrano quasi degli stivali. Voglio proprio vedere le sue scarpe. Il cerchietto d'amicetto. Se notate, ha tutte le borchie e qui all'interno delle orecchie dei cuoricini. Occhiali pazzeschi. Sono ricoperti di queste perle fucsia metallizzate. Il microfono con la scritta miau. Non ci posso credere. Guardate i dettagli del microfono e la scritta. Ma ora voglio ricreare entrambi gli outfit. Nella confezione lei era presentata così. Quindi le mancherebbe solamente questo da mettere in questo modo. Beh, ma ci stiamo dimenticando di una cosa importante, non vi pare? Le scarpe! Eccole qui, indossa un 6 e mezzo. Vediamo che scarpe sono. No, adoro, che scarpe, complimenti. E guardate, abbiamo gli scaldamuscoli che coprono perfettamente la scarpa. È magnifica, questo è il primo outfit. Ma manca il cerchietto. Vediamo come glielo posso mettere, non so se davanti o dietro i codini. Penso così, stupenda. Ma abbiamo anche quest'outfit. Penso che questo lo userò per quando voglio interpretare delle occasioni più casual, tipo andare a scuola, cose del genere. Invece questo sarà il suo abito da concerto. Beh, vedremo, magari mi divertirò anche a fare un bel mix. Ed eccola con outfit normali. A me piace tantissimo anche con quest'outfit. Per non parlare delle scarpe, che le stanno benissimo in entrambe le occasioni. Quindi sia da tutti i giorni, ma anche per andare sul palco. Ed ora fatemi sapere nei commenti qual è la prossima che vorreste vedere. Ovviamente per vederle tutte bene nel dettaglio è difficile riuscire ad aprirle tutte in un unico video, perché ci tengo a soffermarmi appunto sulle loro particolarità. Comunque fatemi sapere tutto nei commenti, le vostre idee. E se volete vedere il suo carattere e la sua storia, vi invito a seguirmi sul mio secondo canale, perché lì partiranno una serie di storie dedicata alle LOL OMG serie remix. Saranno appunto i miei nuovi personaggi sul secondo canale. Qui invece continuerò ad aprire tutta la collezione. Ed ora venite qui che vi do un abbraccio. Un abbraccio immenso. E noi ci vediamo al prossimo video.